Jack! Libera! Resta con me, ok? Vacci piano, sono passate soltanto 3 settimane. Tattica da infermiera o per restare soli? Qualcosa sta bruciando. Hai mai pensato di riprovarci? Che ne penseresti di avere un bambino con me? Lo so che hai qualche difficoltà ad abituarti all'idea che tra poco diventerai padre. Ma ora c'è Todd qui. Puoi venire a trovare i gemelli quando vuoi. Trovare? Pensiamo che sarebbe meglio per tutti se io adottassi legalmente i gemelli. Non sono in vendita. Diventerai cieco? Probabile. Quelli del campeggio ti tormentano? Solo Sam. La prossima volta lo guardi dritto negli occhi e gli dici: sciocchezzi, amico. Ti giri e te ne vai. Se vuoi qualcosa con tutto te stesso, trovi il modo di farlo funzionare. Non credo di potermi permettere un altro figlio. Non voglio essere io la persona che ti impedirà di diventare madre. Non hai sentito quello che voglio. So bene quello che vuoi. Non so se posso dartelo. Stai dicendo che mi vuoi lasciare? Non ti serve, Jack, per avere un bambino. Parlavo di te e Mark. Hai ancora 2 embrioni, giusto? Il dottor Benson la può ricevere. Io ho il cancro. Non si può fare niente a questo punto. Mamma? Abbiamo pianto la perdita di una persona meravigliosa. Ho deciso di non andare al college. Mi sono arruolato nei Marine. Hai pianificato tutto alle mie spalle. Sei solo un bugiardo come tutti gli altri. Non avrei mai dovuto lasciarti. Mel Monroe, sei l'amore della mia vita. So che mi ami anche tu. Ti prego, dammi un'altra chance. Che ti sta succedendo? Ho mollato il lavoro. Ora potresti baciarmi. Brady è il sospettato numero 1. Ehi, che ci fai qui? Sta lontano da mia sorella. Jack, calmati. Sei stato tu a spararmi. Non sono stato io a spararti. Paige vuole consegnarsi alla polizia. Devo vederla. Quando torna a casa Preacher? Sarebbe già dovuto tornare. Oh, ciao, ciao. Dove ti trovi? C'è stato un incidente. Non posso perderla. Lei è tutto per me. Sto cercando mio nonno, dottor Vernon Mullins. Jack. Ok, ti tengo io. Credo che tu abbia avuto un aborto. Mi dispiace. Non l'ho mai detto a nessuno. Sono innamorato di te. Siamo qui per eseguire un mandato di perquisizione. Non è mia la pistola. La stessa con cui hanno sparato a Jack. Vogliono incastrarmi. Sei in arresto per Devi il tentato credermi, omicidio Bri. Di Jack Sheridan. C'è qualcosa che ho pensato di volerti chiedere. Devo dirti una cosa. Io aspetto un bambino. Non so se sei tu il padre.